da Wood, diciamo Milano, mettiamo il centro Milano, Chiti, non si so, cioè non Giramondo, ma Sasso Marconi e Felletto, diciamo, era questa triangolazione, perché poi il mio zio era Udine, mio padre seguiva progetti in quegli anni, perché era giovane ingegnere in Alfa Romeo, seguiva il progetto di quei motori, faceva un po' la trade union tra i due, e Chiti che in questo triangolo è impazzito, continuava a spostarsi secondo logiche assolutamente sue, no? E comunque è rimasta, di tutto ciò è rimasta, perché io ho la saletta originale dell'epoca, col banco prova, sì, con i comandi, con un sacco di materiale. Ho il casco di mio zio della Ferrari, perché mio zio poi era collaboratore in Ferrari, era responsabile in vista della parte dello sviluppo delle macchine, con Bizzarrini, con Giotto, sì, altro toscanaccio, no? E mio padre all'epoca studiava a Milano, e ovviamente per andare alle mani da Maranello si facevano i collaudi per strada. Mio zio passava lì con le ultime due o tre Ferrari pronte, si fermavano, bevevano un taglio, un caffè, quello che c'è, e via su, a riandare. Insomma, era un mondo così. Era un mondo che adesso l'Alfa Romeo, cioè non solo l'Alfa Romeo. Diciamo, altri marchi sono stati più bravi dell'Alfa Romeo a rivalutare la propria storia, perché insomma.